8.30 era nell'acqua, mi alzavo alle 8.30, mangiavo, alle 9 andavo giù nell'acqua, mi alzavo all'una, andavo a casa, mi lavavo, mi cambiavo, andavo all'asilo nido a prendere i bambini, perché avevo due bambini, e la mia vita era quella lì, il mattino anche prima delle 4. E la domenica mi alzavo alle 5, ero nell'acqua, però andavo a casa alle 9. Alle 9 andavo a casa. Una vita dura, quindi. La vita dura, molto dura, con i bambini e la famiglia, tanto lavoro. E ho cominciato con 14 anni, sono andata fino a 65. Quindi per tantissimi anni. Sempre quel mestiere lì, sì. E poi quando era ora di tagliarlo, lo tagliavo, andavamo a tagliarlo. La nostra vita era quella lì, ho sempre lavorato, cominciavo il mese di marzo e finivo a novembre di lavorare. Ma un canto di risaia, sì, ce lo fa sentire? Ma no, io non sono capace a cantare, no. Perché non cantavo, cantavano quelli che venivano dal Finale Emilia, le mondine proprio, quelle lì cantavano, ma noi no, non avevamo voglia di cantare. Quelli lì andavano a casa, si lavavano, andavano a dormire, trovavano il mangiare fatto, che c'era la cuoca che metteva sul pentolone di minestra, ma noi dovevamo fare tutto a casa, non avevamo la serva. Invece le mondine sì, si alzavano, venivano nel riso, andavano a casa e dovevano solo lavarsi e poi andavano a dormire loro, ma noi non avevamo tempo di andare a dormire. La nostra vita era quella lì, purtroppo, però sono qui, che sto bene, è buono. Grazie per la sua preziosa presenza, davvero grazie. Andiamo avanti con la nostra ricetta. Come dicevo prima, il profumo dell'aglio lo gradisco, personalmente non mangio aglio, quindi lascio solo la parte, diciamo, di profumo. E andiamo a preparare il guazzetto. Quindi le rane precedentemente scottate andiamo a farle rinvenire nell'olio profumato all'aglio. C'è un profumo buonissimo, direi. Si sente. Sentite sì, il profumo? Intenso. Riuscite a trasmettere il profumo? Non ancora. In un altro secolo. Ok. Sfumiamo con un po' di vino bianco. Un vino bianco di che Pollino tipo? Novaresi, un ma questa sera Novaresi. Usiamo la Francesca Contà di Castaldi. Così, una brava signora, produce un vino buono. Quindi sfumiamo leggermente. Aggiungiamo il prezzemolo, che è la base del guazzetto. Io uso il pomodorino fresco, una volta si usava la conserva, forse chi ha qualche anno in più di me o la mia età almeno sa cos'è la conserva. Cos'è perché, la conserva? Perché una volta, nella cucina di una volta, non c'era supermercato, quindi la gente aveva il pomodoro giugno, luglio, agosto e poi basta, e poi era finita. E quindi erano obbligati a inventarsi qualcosa per conservarlo, quindi le nostre nonne raccoglievano i pomodori maturi nel giardino, li cuocevano, li passavano, li mettevano nei vasetti e sterilizzavano, quindi per tutto inverno andavano avanti con la conserva. Quindi il guazzetto è pronto, andiamo a mantecare il riso, lo mantechiamo classico con un po' di burro. Un riso di che tipo? Un carnaroli? Carnaroli, sì, uso un carnaroli che secondo me è forse la miglior rappresentazione del riso della nostra zona, almeno per quanto concerne il risotto. Poi per altre preparazioni si usano altri tipi, il vialone per il pilaf piuttosto che altre soluzioni. Carnaroli trovo che sia però per un risotto è una buona soluzione. Il poi pensavo di mantecarlo burro e visto che siamo Novara in Piemonte, con tutto il rispetto che ho per il signore parmigiano, una grattatina di Castelmagno. Oh, buono, sì, un formaggio piemontese. Ma così, stiamo in Piemonte anche perché valorizza un po' il gusto della rana, valorizza... Oh, ci siamo. Preparo due zucchine per dare un tocco cromatico al piatto, solo quella. Che le cuociamo al vapore. Le zucchine messe nel vapore, così un attimo a vapore. Nel vapore del brodo delle rane, così si dovrebbero... Ecco, vediamo...
impiattare il riso. Lo adagiamo un attimino. Adesso cosa aggiungiamo? Le zucchine. Le zucchine, così creiamo la parte... Che danno un colore, danno il senso della stagione estiva. L'estetica. Un'estetica ma anche. Ma non basta. Sai che noi giovani cuochi, tra virgolette, amiamo anche un po' l'effetto... Cioè è bello riproporre delle ricette, certo, diciamo, di una volta, però magari anche... Perché mantengono un bellissimo verde. Poi vado ad adagiare sopra le rane col suo guazzettino. È invitante. Sentiamo l'abbinamento con il vino. Aggiungo solo due ranette che ho tenuto da parte. Massimo Lombardo. Scusate, il piatto è fatto. Risotto carnaroli con guazzetto di rane. Grazie. Sì, il risotto con le rane è il primo piatto estivo novarese per antonomasia. Tanto è ricca e saporita la paniscia, che invece è il nostro risotto invernale, quanto delicato, anche se arricchito di sapori come Piero ha fatto, è il risotto con le rane appunto. In abbinamento un collier novarese DOC bianco di Francesca Castaldi di Briona, che è una ragazza con veramente tanta passione, che da una vigna di mezzo ettaro, quindi grande come il campo di calcio di San Siro, ricava queste 2000 bottiglie, questa è andata 2007, di un vino che rappresenta il nostro bianco classico, quindi che gioca più sull'equilibrio, sulla fragranza, anche sull'alcol moderato, che bene si sposa con questo piatto che anch'esso si propone con queste caratteristiche. Parliamo del gorgonzola, che è un formaggio di lunga tradizione. Si parla, io oggi mi sono letta dei libri che parlavano del gorgonzola e ho letto che l'anno d'inizio della produzione è stato l'879 d.C. E che caratteristiche particolari ha il gorgonzola? Bene, innanzitutto è il re dei formaggi erborinati. È il principale formaggio con l'erborinatura che c'è sul mercato. Le caratteristiche sono dalle sue peculiarità dell'erborinatura. È un formaggio che per 100 grammi 330 kcal per 100 grammi di formaggio. Non è assolutamente un formaggio grasso a dispetto di quello che si possa pensare, perché ha il 48% di materia grassa, una mozzarella ha il 45% di materia grassa, per cui non è assolutamente un formaggio grasso. E soprattutto è un formaggio che si abbina in tantissimi modi come utilizzo in cucina. Infatti, vediamo l'abbinamento che se ne fa. Il nostro chef ci parla del suo piatto. Ci parli del coniglio. Questa è una sella di coniglio disossata, che già è un tipo di carne che ormai si cucina raramente. Ma diciamo che noi lo cuciniamo spesso e lo vendiamo bene. Poi magari fanno un po' fatica nel Burundi, però qua il coniglio viene venduto bene. Noi questa sera lo facciamo un po' per ricordare il prodotto tipico di Novara, che è il gorgonzola, e lo abbiniamo, ecco, vedete, ho già sbagliato perché te mi fai parlare e io sbaglio, devo mettere dentro il cipollotto. Adesso parlo ancora col dottor Fontana. No, ma scherzo, perché comunque il cipollotto poi deve essere leggermente croccante, quindi è giusto che vada messo dentro. Sì. Perfetto. E io scherzo sempre. Infatti l'ho detto, e dicono così che quando fai da mangiare col sorriso ti viene bene. Sarà? Allora, bisogna sorridere, importante. Questo è un coniglio che viene fatto rosolare in un burro molto che sa di mucca, come ha detto, e questo olio alle nocciole, proprio per stare in Piemonte. Un sapore di Piemonte, vero, perché sapore di Piemonte, sentito, e sa davvero di Piemonte. Stupendo, sì. È proprio nocciola pura. Un olio di nocciola che viene prodotto dove? A Cuneo. Nella zona di Cuneo? Sì, però non lo so dove, me l'han dato. Mi fai che figure. Niente, no, allora andiamo.